Un saluto a tutti gli intervenuti e soprattutto un saluto particolare e affettuoso al nostro ospite Massimo Brei, che ha avuto l'amabilità di venire a Soveria Mannelli per terminare con quest'ultima lezione conclusiva dedicata allo spirito dei luoghi, l'Università d'Estate, come sapete, organizzata dalla Fondazione Italia Domani e dalla Biblioteca Caligiuri. Massimo Brei viene eletto alla Camera dei Deputati nel febbraio del 2013 con il Partito Democratico. Dal 28 aprile del 2013 al 22 febbraio del 2014 ricopre la prestigiosa carica di Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Governo Letta, sostituito in seguito nel Governo Renzi da Dario Franceschini. Il 18 marzo del 2015 cessa dal mandato parlamentare per dedicarsi a tempo pieno al lavoro nella Treccani, dove riprende la direzione editoriale. Massimo Brei è anche direttore responsabile della rivista edita dalla Fondazione di Cultura Politica Italiana Italiani Europei, vicino a Massimo D'Alema, che ha tra i suoi principali obiettivi quello di elaborare analisi e riflessioni pubbliche sui nodi cruciali dell'innovazione politica ed economica europea. Presiede il consiglio d'amministrazione della Fondazione La Notte della Taranta, che organizza il più grande festival europeo di musica popolare dedicato al recupero della pizzica salentina e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla sinfonica. Sul suo sito si legge che l'impegno nel PD è motivato dal credere che la cultura possa essere il modo migliore di ricostruire il nostro paese e perché crede che grazie alla cultura il Mezzogiorno possa mostrare la sua migliore identità. Grazie, Ministro. La parola a Mario. Grazie, signor Sindaco. Allora, è molto importante che la ripresa dell'Università d'Estate venga conclusa come lezioni da un esponente del mondo culturale e istituzionale come Massimo Brai, che conclude una Università d'Estate particolare, non solo perché riprende il suo corso dopo un periodo di stasi, ma anche perché ha un tema preciso, scelto da Vittorio Sgarbi, che è lo spirito dei luoghi, che unisce insieme lo spirito del tempo, di hegeliana memoria, che era la rivoluzione, con i non luoghi di Marc Augé. Tanta parte del meridione è considerata un non luogo, così come il nostro meridione è considerato molto spesso una non storia. Le lezioni precedenti sono state tenute da Paola Dubini, presidente del corso di laurea di Economia della Cultura dell'Università Bocconi di Milano, poi da Raffaello De Ruggeri, il sindaco di Matera, capitale europea della cultura del 2019, poi da Vittorio Sgarbi. Con queste lezioni abbiamo cercato di dare, come è, concretezza alla cultura, che non è affatto una parola vuota o un luogo comune. Con le nostre manifestazioni estive abbiamo sempre cercato di cogliere da tutti i tanti ospiti che abbiamo ricevuto spunti, iniziative, idee per fare meglio e fare le cose in maniera diversa rispetto al contesto che ci circondava, anche perché, come è noto, la Calabria è un posto molto distante dal paradiso. Allora, in queste manifestazioni estive, ultimamente, abbiamo avuto Giulio Tremonti, con il quale vedremo di lavorare per elaborare una nuova indicazione del PIL, del prodotto interno lordo, non solo dati economici, ma anche i dati relativi agli indici di lettura, ai consumi culturali, alla presenza di internet. Come tu sai, noi siamo ancora il comune più informatizzato d'Italia, che è un primato che abbiamo dal 2003, e il fatto che ancora lo manteniamo
significa non che la comunità di Soveria Mannelli è brava, dopo tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni, e che l'Italia è un paese totalmente seduto. L'Italia è un paese fermo. Quindi il tema è proprio questo. Così come con Paolo Adubini abbiamo cercato di, e cercheremo, di sviluppare la rete dei musei aziendali, facendo perno sulle realtà industriali della nostra comunità. Non a caso in contemporanea, in questo momento, la comunità montana, sempre a Soveria, c'è un altro ex ministro della Repubblica, Fabrizio Barca, che sta incontrando i sindaci, gli imprenditori di quest'area della Calabria, perché è stata individuata come un'area pilota del Mezzogiorno dove sviluppare delle politiche innovative. Ora, pensavo, mentre ho assistito un po' alla riunione di questa mattina e un po' di questo pomeriggio, che quest'area della Calabria, caro Massimo, ha una caratteristica che lega tutto, cioè un'area che storicamente non ha mai avuto criminalità organizzata. E questo ha consentito lo sviluppo di attività imprenditoriali che abbiano un senso e che siano durature, delle attività imprenditoriali familiari che hanno avuto un passato, hanno un presente e avranno certamente un futuro. Questo è il filo rosso che dal mio punto di vista ho individuato. Poi c'è stato Derek De Kerckhove, l'allievo di Marshall McLuhan. Con lui vedremo di riprendere quest'idea di soveria.it, alla quale, poi te lo dirò, ha molto contribuito Massimo D'Alema quando era presidente del Consiglio dei Ministri e ha consentito che Soveria Mannelli diventasse, proprio come idea, come sostegno, il comune più informatizzato d'Italia. Questo racconto è stato narrato nel mio libro Soveria.it, pubblicato da Rubettino. Ora, poi con Raffaello De Ruggeri vedremo di organizzare un protocollo d'intesa per utilizzare questa straordinaria occasione di Matera, Città Europea della Cultura 2019, che dimostra come il Sud può puntare a un alternativo modello di sviluppo che non siano le pale eoliche, che non siano gli investimenti industriali fantasma, ma che invece siano puntati sulla nostra identità, sulle nostre radici, sulla nostra cultura. E poi abbiamo avuto Mogol, che diciamo, noi siamo stati la prima città d'Italia a intestare una strada a Lucio Battista appena morto, piantando fiori rosa da un lato e fiori di pesco dall'altro. La collina dei ciliegi c'era già, i giardini di marzo pure, quindi diciamo ci siamo limitati. Allora, c'è stato pure Gerardo Sacco, il nostro grande orofo calabrese che fa onore a tutta la nostra regione e al nostro paese. Poi Vittorio Sgarbi e, non a caso, concludiamo con Massimo Brai. Ora, Massimo Brai è stato ministro della Repubblica in un periodo particolare, nel 2013 e nel 2014, durante il governo Letta. È stato deputato, ma non è stato un deputato qualsiasi, perché si è dimesso addirittura prima di maturare il vitalizio. Caso più unico che raro, e anche su questo vi prego di fare un applauso, perché è una cosa sconvolgente per come vanno le cose in Italia. Ha ripreso le tradizioni della sua terra, lui è salentino, è pugliese, meridionale come noi, creando la fondazione della Notte dell'Atalanta, che vede convergere ogni anno centinaia di migliaia di persone in questo recupero delle tradizioni popolari che rappresentano l'identità, perché se uno non ha identità non può avere storia. E attualmente è direttore generale dell'Istituto Enciclopedico Italiano, praticamente della Treccani, cioè è uno dei poli culturali più importanti del nostro paese. Vista la sua presenza in Calabria, Soveria Mannelli, nella Biblioteca Michele Caligiuri, non posso esibermi dal ricordare la collaborazione proficua, profonda e affettuosa che c'è stata quando lui era il Ministro della Repubblica e era Assessore regionale alla Cultura della nostra Regione e Presidente degli Assessori regionali alla Cultura d'Italia. Noi dobbiamo a Massimo Brai l'inaugurazione della Sala dei Bronzi del Museo di Reggio Calabria dopo anni di lavori, e l'inaugurazione è avvenuta il 21 dicembre del 2013,
E avete visto, quest'estate c'è stato un boom di visitatori, ma l'inizio è stato là, perché i lavori andavano molto, molto a rilento. Così come il suo impegno per Sibari è stato costante e notevole, è stato più volte anche in visita sugli scavi. E l'impegno per Kaulon, io mi ricorderò quella sera del 2 febbraio del 2014, quando la mareggiata aveva fatto cadere una parte del tempio di Kaulon, lo chiamai tramite la batteria e lui, seduto a stante, mi chiamò dopo poco e aveva concesso un contributo di 300.000 euro, che credo che ancora non li abbiano neanche spesi. Però lui è intervenuto immediatamente per dare una risposta a un bene culturale della nostra regione. Quindi devo ricordare queste cose per ricordare l'operato, come ha fatto in Calabria, l'ha fatto per il resto d'Italia, di un ministro attento, intelligente, sensibile, che ha guardato all'interesse del Paese e puntando sulla cultura come motore straordinario di sviluppo. Allora, il tema che noi vogliamo sviluppare con l'Università d'Estate è come fare diventare il capitale culturale giacente in capitale culturale vivente. Quindi come fare, come trasformare quello che noi abbiamo, che c'è, che anche il nostro territorio, così come qualunque territorio è ricco di storia, farlo diventare un'occasione di crescita culturale. Tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, Cesare Ripa, che era perugino, effettuò una iconologia in cui trattava anche le regioni, le varie aree del nostro paese. Della Calabria, guardate cosa diceva. Il termine deriva da kalos, ebreo, buono, e scaturire. Cioè scaturiscono cose buone da questa terra. E diceva, in essa si trova la fonte di tutti i beni. E aggiungeva, questo paese è molto fruttifero, pieno di imponenti monti e di amenissime valli. Ma quel che più è importante è che vi è un'area perfettissima, che rende gradevolissimi quei beni che la natura produce. Ora, alla fine dell'Ottocento, dove già c'era stato il tornado napoleonico e più ancora il tornado sabaudo, la Calabria, alla fine dell'Ottocento, era ancora considerata una regione industriale, mentre l'Emilia-Romagna era considerata una regione agricola. Ora, in Calabria, cosa abbiamo? Le nostre risorse sono tante, sempre allo stato nascente, 800 km di costa, 3 parchi naturali, più un parco regionale, più tante zone protette. Abbiamo le aree archeologiche più estese d'Europa, più di quelle di Pestum, più di quelle di Pompei, più di quelle di Roma. Abbiamo delle eccellenze gastronomiche importanti, abbiamo opere d'arte uniche, come i bronzi di Riace o il Codex Purpureus, considerato patrimonio mondiale dell'umanità, culturale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Abbiamo una storia religiosa imponente. Giovanni Paolo II ci definì terra di santi. Abbiamo dei santi che sono venerati dalle chiese d'Oriente e d'Occidente, come San Nilo e San Bartolomeo di Rossano. Poi abbiamo castelli, abbiamo chiese, abbiamo musei, abbiamo biblioteche, archivi, abbiamo tantissime cose. Ma come mai, mentre altrove, per esempio, il Book of Kelly in Irlanda si fa la fila per andare a vedere un libro, da noi che ne abbiamo a Gioia, non riusciamo a trasformare questa nostra presenza in occasione di crescita e di sviluppo? Anzi, se andiamo a sottolineare, vediamo che invece questi elementi stanno regredendo. Nel 2013, come Regione Calabria, effettuammo una ricerca con il Censis nell'ottobre, che era sulla creazione, sulla misurazione del capitale culturale della Calabria. E la premessa qual era? Che ogni attività culturale deve essere la comunità a volerlo. Non ci può essere un museo in una comunità se nessuno della comunità lo visita. Allora, la premessa era che bisognava operare su 4 grandi linee, che poi erano le cose su cui, come assessore regionale, avevo cercato di orientare la mia azione, spesso anche con il confronto costante con il ministro. Primo, puntare sui grandi attrattori. Secondo, puntare sulla scuola. Terzo,
eventi di qualità diffusi sul territorio e infine l'offerta di carattere digitale. Nel nostro caso specifico cosa avevamo fatto? I bronzi, e questo subito il ministro aveva, si è adoperato subito. Mi ricordo che una notte, quando poi venne filmata pure ci fu una puntata di Angela, di Alberto Angela, che poi venne trasmessa in prima serata su Rai 1. Fu diciamo, un'immagine della Calabria importantissima, e la si deve all'impegno di Massimo Brai. Poi anche così come Sibari. Nel piano regionale delle opere pubbliche, del piano regionale dei beni culturali, il primo e unico piano regionale dei beni culturali che la nostra regione ha avuto, abbiamo concentrato le risorse su due aree che significano identità. Sull'area di Mongiana, dove c'era il distretto della ferriera del borbonica, e il stilo Mongiana, Pazzano, e poi sulla Locride. Quando venne ucciso Fortugno, venne l'allora ministro della cultura e vice premier Rutelli e promise un distretto dei beni culturali per la Locride, che non si fece. Con il piano regionale dei beni culturali non l'abbiamo fatto, investendo su Locri, su Casignana, su Gioioso, su tutti gli altri paesi dell'area. Ecco, sull'identità. E voglio ricordare l'impegno di Massimo Brai, che ha rilevato la Reggia di Carditello, della quale non parlava nessuno, che invece è una grande realtà, una grande storia culturale, una grande storia che ha ripreso e che ha fatto rinascere e rivivere. Non ne parlava nessuno della Reggia di Carditello. Così come anche poi l'impegno con le scuole. Voglio ricordarvi l'operazione che abbiamo fatto con Calabria Jones. Abbiamo investito 5.000 ragazzi delle scuole medie che hanno girato le aree archeologiche, i beni culturali della nostra regione, perché l'idea qual era? È quella di, dando priorità alle scuole nei comuni ad alta densità criminale, perché la 'ndrangheta si combatte con la cultura, con l'istruzione, con l'arte e con la bellezza, perché noi vogliamo che gli studenti delle scuole siano i primi evangelizzatori, i primi conoscitori, i primi divulgatori della grande storia della nostra regione. E poi tante altre cose. Mi ricordo che quando la Calabria fu la prima regione ospite d'onore al Salone del Libro di Torino, Massimo Brai venne a visitare il nostro stand. Poi tanti eventi diffusi sul territorio, tra i tanti voglio dire la grande operazione su Mattia Preti. Abbiamo inaugurato il Salone del Libro di Torino con la mostra su Mattia Preti alla Reggia di Venaria Reale, una mostra curata da Vittorio Sgarbi. E poi sul digitale, senza spendendo pochissimi soldi, o anzi solo i soldi del Ministero per la verità, abbiamo realizzato 6 siti, sempre in contatto, in collegamento con la sovrintendenza, 6 siti che in pochissimo tempo avevano avuto 2 milioni di visitatori. Quindi l'Atlante dei beni culturali, le app sui beni culturali della Calabria, Calabria Cultura, tutta una serie incredibile di iniziative. E realizziamo anche una digital library con 1.200.000 volumi e con 160.000 file scaricabili. Allora, vogliamo replicare, questa è l'idea che noi già passiamo a Massimo Brai, vogliamo replicare questa impostazione sul nostro territorio. Questi discorsi magari anche con Barca avremmo potuto e dovuto farli. Come attrattori? Noi non abbiamo grandi attrattori. Abbiamo attrattori significativi. Tipo abbiamo la più grande videoinstallazione d'Europa a Soveria Mannelli, l'ha fatta Fabrizio Plessi, che diciamo non conosce nessuno, ma è la più grande videoinstallazione d'Europa, che si trova in Piazza Bonini, l'ha fatta questo grande artista italiano. Abbiamo il Lanificio Leo, la più antica fabbrica della lana con attrezzature ancora perfettamente funzionanti. Abbiamo una delle case editrici più importanti d'Italia, la Rubettino Editore, Florindo sta per arrivare, è consigliere comunale, una delle aziende che esporta arredi scolastici in tutto il mondo e che per anni è stata il riferimento del mercato unico degli appalti per tutto il sud, la Camillo Ciriani Arredamenti. Il nostro comune,
speriamo che tu possa ritornare presto a trovarci, Palazzo Cimino, ha delle opere d'arte realizzate da Mimmo Rotella, da Dolores Putò, l'aula consiliare affrescata come nel Cinquecento da quest'artista, quadri di Cesare Berlingeri, quello che ti piace, le tele piegate, oppure di Aldo Turchiaro e di Maria Grandinetti Mancuso, una pittrice nata a Soveri Mannelli. E poi se ne possono aggiungere tanti altri. Quindi queste sono le cose che vogliamo fare, valorizzare quello che c'è, ottimizzare le risorse, lavorare in sinergia pubblico e privato in una logica di rete, faticosa ma necessaria. Allora, con Massimo Brai che cosa vorremmo fare? Massimo Brai, con lui potremmo fare tutto perché ha una visione culturale a 360 gradi. Io gli vorrei proporre un'idea specifica, oltre a quella della valorizzazione delle iniziative di cui ho brevemente parlato, ma un'idea sulla lettura. Essendo lui il direttore generale della Treccani, cioè sviluppare una politica sulla lettura dalla quale poi fare costruire tutta la comunità, perché la democrazia si ricostruisce tramite la parola. Quindi se no, noi abbiamo un sistema democratico che è totalmente invaso dal sistema mediatico, cioè dove noi ragioniamo in base a quello che ascoltiamo in televisione. In televisione ascoltiamo sempre poche cose selezionate rispetto a quella che è la realtà. Perché c'è questo grande scontro per controllare la RAI? È normale, è un fatto normale. Cioè, quindi, e noi invece noi dobbiamo capire, dobbiamo riappropriarci dello strumento del pensiero, e questo possiamo farlo attraverso la parola, la conoscenza delle parole. Ora, se potessimo organizzare, a partire dalle scuole elementari, perché è là che si forma tutto, là una persona si salva o soccombe, nelle scuole elementari, si salva o soccombe. Quindi è là che noi dovremmo puntare per verificare una politica sulla lettura in modo da contrastare la contemporaneità dei touchscreen, dei tablet, delle nuove tecnologie che sono delle armi di distrazione di massa, che ci impediscono di pensare alle cose effettivamente serie. Allora, su queste cose io vi propongo di fare questa proposta e di collegarla, tra l'altro, con le iniziative che noi vorremmo fare proprio sull'uso delle nuove tecnologie. Non è che noi possiamo fare un'operazione luddista di ritorno all'indietro e dire le nuove tecnologie li mettiamo al bando. Non è possibile. Cioè noi dobbiamo utilizzare le nuove tecnologie consapevolmente. E come si fa? Conoscendo le parole, selezionando le informazioni, riuscendo a capire quelle che sono effettivamente utili per la nostra crescita e quelle che non lo sono. Allora, propongo, quindi mi permetto di proporre questa sperimentazione nelle scuole dell'obbligo, quelle che lui riterrà, vedremo quello che si può fare, di realizzare un progetto pilota con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, fondato da Giovanni Gentile. Qui si deve una grande riforma scolastica, che vista con gli occhi di oggi certamente presenta tantissimi limiti, ma che aveva un'idea chiara di fondo straordinaria, cioè quella di creare la classe dirigente del paese, che è quella che oggi in Italia manca a tutti i livelli. Ci manca a tutti i livelli. Quindi è importante invece il percorso formativo che deve fondarsi su questi elementi. E allora questo è il tema che voglio sottoporre a Massimo Brai in una situazione in cui nel nostro paese abbiamo più motivi di disaffezione e di tristezza che motivi di compiacimento. Eppure in questa palude ogni tanto emerge qualche testimonianza, qualche esempio, qualche luce che noi vediamo di intercettare e insieme alla quale costruire il nostro futuro. Appunto per questo Massimo Brai è insieme con noi. Grazie per esserci. Innanzitutto buonasera a tutti voi che siete qui, grazie per essere qui.
Poi voglio davvero ringraziare il sindaco con cui mi sono, come dire, intrattenuto a parlare. Mario è una persona con cui ho avuto, devo dire, io sono veramente, come dire, una persona che ha fatto per 20 mesi politica e basta. Non è la sera né il luogo per dire questo. Io ogni tanto sorrido quando dicono D'Alemiano. Io conosco da molti anni, diciamo, la famiglia D'Alema per alcuni motivi personali, di amicizia. Però devo dire che con la politica c'entro davvero poco. Quando ho conosciuto Mario Caligiuri, non sapevo nemmeno di che partito fosse. E così sono trascorsi i miei 10 mesi al ministero. Anzi, spesso il PD mi rimproverava quando sono stato alla Reggia di Caserta, il giorno, 2 giorni dopo, è venuta una forte delegazione del Partito Democratico per dirmi che non avevo fatto questa visita col Partito Democratico. Devo dire che ho più o meno sempre fatto quello che penso. Ecco, questo è un grande vantaggio. Comunque, insomma, forse è bene che ci concentriamo su questo tema, perché avete scelto un tema importante, che è quello appunto dello spirito dei luoghi. Che cosa è successo in questo paese per cui, per fortuna, tutti ci interessiamo di paesaggio, di patrimonio storico-artistico? Beh, è successo che in questi ultimi decenni, quello che credo sia davvero uno dei sicuramente più belli, ma anche più meditati articoli della Costituzione, questo articolo 9, dedicato appunto al patrimonio, alla tutela del paesaggio, è stato, dal mio punto di vista, proprio dimenticato. L'Italia è il paese, come dicono tutti, che ha più beni culturali, è il paese il cui paesaggio ci viene invidiato da tutti. Io ho sempre il terrore che spesso siano modi di dire, luoghi comuni, che alla fine, da parte delle classi dirigenti non c'è una vera consapevolezza di che cosa vuol dire questo spirito dei luoghi. Se la Francia ha poco più di 400 luoghi di valore museale, l'Italia ne ha più di 4.000. Però quell'articolo 9 dice appunto che il primo nostro compito è quello di tutelare questo paese. E di questa parola tutela hanno tutti paura. La tutela è quello che ormai tra i luoghi comuni impedisce di costruire liberamente. Oggetto di questo freno sono le sovrintendenze, che fanno di tutto per non farci fare quello che vorremmo. E quindi si deve parlare male delle sovrintendenze. E quindi si fanno le leggi come lo sblocca Italia per poter andare in deroga ad altre leggi e poter mettere mano e fare più o meno quello che si vuole senza il rispetto delle norme. Però poi, ormai purtroppo sono molti anni che in autunno piove e questo paese si allaga. C'è un terremoto e questo paese si sgretola. Ogni anno contiamo le vittime, corriamo tutti a dire che questo non è possibile, che bisognava costruire in un certo modo. Forse dovremmo solo ogni volta rileggere quell'articolo 9 e pensare che il nostro primo dovere, e dico di tutta quella classe dirigente che era così cara a Giovanni Gentile, è appunto quello di tutelare questo paese. Io ho un rapporto particolare con la Calabria, è un posto che amo moltissimo, secondo me è ovviamente uno dei posti più belli di questo paese, anche uno, credo, dei meno rispettati proprio nella sua bellezza. Però è un paese meraviglioso, sono stato 15 giorni fa a Diamante, non conoscevo quella parte di Calabria e sono rimasto colpito dalla bellezza. E anche insomma, dal fatto che si facciano due festival, che si discuta di cultura, che stasera siamo qui a parlare di cultura. In Calabria ho sempre colto questa sensibilità. Mario generosissimamente ha ricordato il mio impegno. Io ricordo appunto che l'avventura dei bronzi, perché tale è stata. Io cercavo di scappare da Roma appena finivo il lavoro al ministero, sono arrivato 2 volte di notte, una volta veramente ero stanchissimo, sfinito.
e devo dire che c'è stato un signore che aveva una gelateria che credo proprio l'abbia riaperta per me, aveva visto che ero proprio stanco, insomma, e diceva prendi pure acqua e zucchero che vedi che stai meglio. E poi mentre mi dava acqua e zucchero e un gelato mi diceva, parlavamo dei bronzi, ecco, mi diceva che cosa avevano rappresentato. Nel suo DNA c'era questo senso forte del valore della cultura. Ma poi mi capita di andare appunto con alcuni amici che sono qui in questo festival, secondo me, di grande valore che è Trame, dove appunto ancora una volta sono i libri, la cultura che affrontano l'illegalità e lo fanno coinvolgendo moltissimi ragazzi, il volontariato. Fermatevi un attimo a pensare, no? Mario dice un paese in difficoltà, un paese che forse, come dire, ha poco futuro. Questa è proprio la prima immagine che avete. Però poi c'è un paese che ogni mattina si alza, lavora, è un paese in cui i professori portano avanti la scuola nonostante tutto, ma davvero nonostante tutto. E formano i nostri figli. Io ho un figlio, come dire, che soffro perché fa il quarto anno e fa il liceo pubblico a Roma cinese e che fa il quarto anno in Cina, a Shanghai in questo momento. E questo lo deve perché a Roma fa una scuola pubblica di grandissimo valore, che costa un millesimo di quanto costa il liceo cinese privato di Londra. Però a quei professori nessuno dice grazie. Eppure sforniamo continuamente ragazzi bravissimi. Eppure questi ragazzi spesso, come sappiamo, sono costretti ad andare via. E allora, secondo me, lo spirito dei luoghi deve declinarsi in tre temi principali: la cultura, il lavoro e la bellezza. È uno spirito importante, appunto, uno spirito in cui si riconosce quel genius loci, questo nume che nel mondo romano sovrintendeva i luoghi abitati dagli uomini, che li proteggeva. Erano quei luoghi unici, ognuno diverso dall'altro, però tutti in un'armonia perfetta. Ecco, forse l'Italia è proprio questo. Il guaio è che si è rotta quell'armonia. Marco Auger ha scritto questo libro molto bello e ha scritto soprattutto una voce molto bella nell'ultimo aggiornamento della nostra grande enciclopedia Treccani, quella voluta da Giovanni Gentile, che è appunto dedicato ai non luoghi. E devo dire, la riflessione di Marco Auger è molto triste, perché il concetto di paesaggio è un concetto davvero molto legato al nostro paese. E Marco Auger ci spiega come noi in Italia abbiamo un rapporto diretto con questi luoghi pieni di bellezza, di significati storici. Sono nella nostra identità, nella nostra storia. Eppure oggi, troppe volte, il luogo in cui la comunità si ritrova è spesso, nel fine settimana, un grande magazzino, il supermercato. E purtroppo soprattutto le nuove generazioni hanno questa, diciamo, dinamica. E questo è molto, molto, molto preoccupante. Ho fatto questo gioco, ho letto la voce paesaggio che abbiamo pubblicato la prima volta nella grande enciclopedia nel 1935. E c'è tutta quanta un'idea di che cos'è il paesaggio, dal mondo greco al mondo per i romani, che cos'è il paesaggio. Il paesaggio è soprattutto il Rinascimento italiano. È proprio la Toscana come la guardiamo nei quadri del Rinascimento, con questa armonia perfetta. E la cosa straordinaria è che noi italiani abbiamo un occhio particolare, come diceva Leon Battista Alberti, come diceva Brunelleschi, per guardare questo paesaggio e per riconoscere sempre queste armonie. Che abbiamo messo in questo paesaggio.
Cosa dobbiamo fare? Beh, anzitutto dobbiamo riscoprire, secondo me, il valore della tutela, non vergognarci di dire che questo paesaggio va tutelato. Non è vero che tutelare questo paesaggio vuol dire impedire l'iniziativa imprenditoriale, anzi, anche qui ponetevi una riflessione: se questo paese non ha più un'industria pesante, mi ha molto colpito anche proprio simbolicamente che la Fiat, persino l'ultimo pezzo di Fiat, quella che era la rappresentanza legale, è andata via dall'Italia. Se noi vogliamo fare tutto questo, dobbiamo voler bene a questo nostro paese. E voler bene a questo nostro paese vuol dire, ad esempio, che il Ministero dei Beni Culturali deve avere molte più risorse di quelle che ha oggi. E molte di queste risorse devono essere appunto impegnate nella tutela. Perché se noi riusciamo a salvaguardare una serie di borghi intorno a questo bellissimo luogo che è Soveria, probabilmente, come diceva il sindaco, si può mettere in piedi quelle che sono le forme di albergo diffuso e si può fare quel turismo intelligente, quel turismo che un capitolo dell'Europa chiama il turismo consapevole, consapevole appunto del valore del paesaggio e non invece quel turismo di massa a cui il nostro paese non è pronto, anzi è un turismo che spesso può danneggiare il nostro paese. Però per fare questo bisogna crederci, non bisogna soltanto raccontarlo, bisogna davvero credere che i beni culturali possono essere una leva di sviluppo e che insieme a un turismo pensato, ragionato, adatto a ogni singolo luogo, noi possiamo tornare a crescere, a immaginare il nostro futuro. E per fare questo dobbiamo credere nella scuola, dobbiamo credere nell'università, dobbiamo trasformare questi che sono i luoghi in cui si formano le nuove generazioni. Dobbiamo credere nella nostra lingua, come ha detto Mario, perché è importante la nostra lingua. La nostra è una delle lingue più ricche del mondo, con un'infinità di declinazioni. In Treccani una delle cose che Gentile voleva è che la Crusca studiava la lingua storica, da noi si studia la lingua d'uso, come cambia questa lingua. È una lingua che anche nei suoi cambiamenti è una lingua ricca. Eppure perché dobbiamo usare continuamente dei termini non italiani? Questo strausare i termini inglesi. Forse uno sforzo che tutti dovremmo fare è proprio di tornare a utilizzare la nostra lingua. Ma dobbiamo anche fare molta attenzione a creare quella che secondo me deve essere proprio una sensibilità verso il patrimonio, perché di patrimonio stiamo parlando. Però in questi anni ho visto appunto nascere mille associazioni, come appunto quella che dà vita a questo festival di cui ho parlato, che è Trame, che è fatta di giovani donne e giovani uomini che, nonostante probabilmente vedono un paese e una classe dirigente che non crede in quello che stiamo dicendo, si sono messi insieme e hanno dato vita a delle manifestazioni che danno lavoro, creano buon lavoro, soprattutto nel mezzogiorno. E sono associazioni che riescono anche a stare in equilibrio. E quindi il paese è proprio... Una volta mi hanno invitato a parlare alla scuola del Partito Democratico, io ho detto che il paese è proprio come una mela spaccata in due. Da una parte appunto c'è chi fa la politica e che ha le leve di governo del paese e dall'altra ci sono spesso quelli che magari non votano, sono scontenti, disillusi, anche disperati. Però in questa metà della mela stanno nascendo tantissime manifestazioni di un paese diverso, un paese che crede che insieme possiamo provare a cambiarlo e che sta scoprendo questa economia che parte dal basso, un'economia che crea ricchezza dal basso. Pensate a tutti gli esempi di ricchezza appunto che stanno nascendo nell'utilizzo pensate a questo sito che ormai vale una fortuna, che è BlaBlaCar, con cui voi vi prenotate un viaggio e riuscite insieme ad altri ad attraversare un paese, ma pensate a tutte le forme in cui affittiamo le macchine. Sta proprio cambiando il modo di rapportarci all'economia. E quindi l'innovazione è una cosa utile, anzi, dobbiamo saperla, come diceva giustamente Mario Caligiuri, dobbiamo saperla governare, perché siamo sommersi da una quantità di conoscenze enormi
Però dobbiamo saper distinguere, perché probabilmente una persona che ha già molti strumenti e naviga su rete riesce ad orientarsi, ma chi non ha questa grande conoscenza della rete, oppure penso anche a un ragazzo, rischia di naufragare in questo mare che è il mondo digitale. Allora dobbiamo saper costruire percorsi, dobbiamo dare dei siti affidabili. È una cosa che abbiamo fatto in Treccani. Ovviamente abbiamo capito che il mondo delle enciclopedie di carta è un mondo molto in crisi, perché Wikipedia ha cambiato tutto, tutta la nostra prospettiva. Mi chiedono spesso se è un bene o un male. Io dico che sono due cose molto diverse. Se voi volete una prima notizia su Soveria, probabilmente su Wikipedia la troverete. Però se volete appunto leggere le ultime parole di Marc Augé, probabilmente dovrete leggerle su un volume di carta. Sono due cose diverse. Se io voglio davvero capire che cos'è un non luogo, dobbiamo continuare a utilizzare un libro. E poi i libri sono una parte della nostra civiltà, sono veramente i nostri compagni proprio migliori in questo tentativo di cambiare questo paese. Per fare questo dobbiamo davvero scoprire quelle che sono state le nostre radici, la storia di questi luoghi, e cercare di non perdere soprattutto la memoria, che è un'altra cosa su cui fatichiamo, perché legata alla memoria c'è questo tema delle identità, che sono le identità culturali. Mi colpisce a volte che tutti siamo molto preoccupati e critici verso quello che sta succedendo in Europa. Però mi colpisce che la politica si meravigli di questo. Perché un cittadino dovrebbe essere affezionato a una sovrastruttura esclusivamente burocratica, finanziaria, e che ha affidato alla moneta le sue sorti? In questi giorni, appunto, molti capi di Stato hanno ricordato Altiero Spinelli, il suo ruolo, si potrebbe aggiungere Alcide De Gasperi. Però forse bisognava soffermarsi e pensare se questa è l'Europa che volevamo, che volevano, se invece non è il caso di confrontarci appunto su quelli che sono i valori di un'Europa. Pensate a che stupidità fu non voler riconoscere le radici cristiane dell'Europa. È come se noi ci vergogniamo a volte, così come della nostra lingua, dei nostri valori, delle nostre storie. E ora io credo che se noi non torniamo a pensare, a ragionare su questi temi, anche l'Europa finirà col perdere di valore. E quindi siamo davvero in un momento di crisi. Però crisi viene da un verbo greco, che è crino, che vuol dire separare. A un certo punto, dicevano i greci, la storia si ferma e si separa, come se si staccasse dal passato. Ecco, noi siamo esattamente in questo momento. Possiamo lasciare alle nostre spalle tutte queste cose sbagliate, dobbiamo dirlo, che abbiamo fatto, e ricominciare. E questo però possiamo farlo se siamo capaci di ritrovare il senso di comunità. Un grandissimo storico dell'arte, uno dei più grandi, si chiamava Ernst Gombrich, che è stato direttore di un grandissimo istituto di cultura che è a Londra, che è il Warburg Institute, faceva un gioco che io ripeto sempre perché mi piace molto. Andava in un grandissimo museo che è il British e provava con un suo amico, un altro storico dell'arte, a riconoscere i turisti italiani, e ci indovinava sempre. Questo amico diceva sempre: ma come fai? E lui diceva: guarda, possono essere professori o persone, turisti, senza grande preparazione nella storia dell'arte, ma riconoscono sempre un capolavoro d'arte, perché un italiano ha nel suo DNA questa cultura, e questo gli viene dal concetto di bellezza. Perché nessun paese al mondo, diceva Gombrich, come l'Italia, si è sempre confrontata con questo tema della bellezza. Ecco allora che la bellezza, la riflessione sulla bellezza, è uno degli elementi costitutivi dell'identità del nostro paese. E riflettendo con una collega, una deputata, in quei 10 mesi, io ho fatto per 10 mesi il ministro e per 11 il deputato, e abbiamo fatto una proposta di legge che mette la bellezza in Costituzione. E
Io devo dire che uno degli altri, scusate, procedo anche un po' disordinatamente, però insomma forse è meglio che seguire un testo scritto. Una delle cose che mi colpisce di questo paese e che credo dovremmo correggere è questo individualismo sfrenato. Io non mi importa nulla se questa legge andrà in porto, che si dica che sono colui forse che l'ha pensato insieme a questa collega e l'abbiamo firmata. Io vorrei che andasse in porto, ecco, questo mi farebbe davvero piacere. Però questo è un tema su cui vi invito un attimo a riflettere. Questo è un paese che ha affidato la fama al fatto di apparire. Se uno non va in televisione ogni sera e dice sembra che non valga nulla, non per quello che fa, ma per quello che appare. E questo secondo me è uno dei grandi disastri di questo paese. C'era un grandissimo storico che era Catone, che nelle origini, volutamente, non indica mai il nome dei protagonisti della Repubblica Romana. E dice, lo faccio perché fu il popolo romano a fare grande Roma, non i suoi condottieri. Ecco, forse chi ha appunto le responsabilità della politica dovrebbe ogni tanto ricordarsi di questo. Quando questo avviene, mi fa ridere che si usa la categoria di populismo. E io credo che sia sbagliato. Credo che soprattutto in questo tentativo di ricostruire un rapporto con la politica, che è un rapporto terribilmente di sfiducia, noi dobbiamo tornare a discutere di che cos'è il popolo, che valore ha questa parola. Popolo per me sono appunto i professori che mal pagati badano all'educazione dei nostri cittadini, di quelli che saranno i nostri cittadini, che oggi sono i nostri figli. Sono mal pagati, nessuno si ricorda se non per dire che non hanno voglia di trasferirsi. E nessuno pensa che forse trasferirsi da Soveria a Torino non è banale, che magari vuol dire lasciare una famiglia, dei figli, magari vuol dire con 1.500 euro trovare una casa a Torino e contribuire a pagare quella Soveria. Però tutto questo viene trascurato che sono i professori meno pagati d'Europa. Però si dice che sono pigri, non hanno voglia di lavorare. Ecco, io credo che noi dobbiamo smetterla di parlare male di noi italiani, e lo dico soprattutto alla politica. Dobbiamo smetterla di dire che nulla funziona. Io credo che già è molto che questo paese funzioni per il modo in cui funziona. Penso che forse noi dovremmo tornare a investire in tutto quello che è pubblico del paese. Noi dovremmo migliorare la sanità. Non sono sicuramente i cittadini che fanno funzionare male la città, la sanità. Forse chiediamo agli amministratori di farla funzionare bene. È una vergogna che appunto ogni tanto escono le statistiche che il bisturi in Puglia costi 26 volte più che in Lombardia. Ma mica sono i cittadini. E se i cittadini protestano è populismo. Paese curioso questo. Non è che la politica fa per la prima volta un sano esame delle responsabilità e come mai siamo arrivati a far questo. Ma il passo successivo è che la sanità costa troppo e quindi dobbiamo cancellarla e trasformarla in sanità privata. La stessa cosa succede nei beni culturali. Cioè sì, ma c'è un enorme patrimonio, per valorizzarlo lo Stato non ce la fa. Io credo che noi dobbiamo smettere di raccontare bugie in questo paese. I beni culturali, il Ministero, devo dire che il Ministro Franceschini è molto impegnato e giustamente porta avanti questa linea, hanno un bilancio di circa 2 miliardi. Noi abbiamo fatto un incontro in Treccani sulla corruzione, abbiamo invitato appunto il magistrato Cantone a venire a parlare e lui ci ha spiegato che solo il denaro sprecato per la metropolitana di Roma e forse 2 miliardi e mezzo di euro. Ecco, pensate che solo per fare una linea di metropolitana noi spendiamo molto di più, cioè non spendiamo purtroppo, sappiamo bene che cos'è e dove vengono destinati queste risorse, di quanto spende tutto il Ministero dei Beni Culturali per tutelare e valorizzare quel patrimonio. E quindi io vorrei invitare tutti, prima appunto di dire queste bugie, a pensarci bene, perché poi non lo rimettiamo più in piedi il paese. Se noi abbattiamo la sanità, abbattiamo la scuola, abbattiamo i beni culturali, sarà difficile ripartire. Sarà difficile poi, come dire, ma i giovani vanno via da questo paese. E dove devono andare se non gli diamo lavoro?
Dove devono andare se dopo appunto che una famiglia ha fatto enormi sforzi per mandarli all'università non hanno lavoro? Ecco allora che credo che noi dobbiamo davvero cambiare, ma questa parola che usiamo troppo spesso in politica, cambiamento, vuol dire davvero provare a ripensarlo questo paese. So bene che non si può far vivere un paese solo di cultura, probabilmente nemmeno di turismo, però anche qui forse dovremmo ragionare sulle scelte che abbiamo fatto di politica industriale. Non credo che questo paese possa essere un paese capace di competere su quella appunto che è un'industria di quantità, come si dice. Perché non ne abbiamo le strutture, non ne abbiamo le capacità, credo che la Cina vincerà sempre, insomma, anche come dire per forme scorrette di rapporti di lavoro. Credo che dobbiamo vincere sulla qualità e sull'innovazione. C'è un libro molto bello di questa ricercatrice italiana che l'ha mazzuccato, che ha fatto vedere come a un certo punto intorno a un tavolo il governo americano capisce che deve vincere questa scommessa sull'innovazione. Provate a pensare che l'Economist ha dedicato una copertina provando a ridisegnare, come Mario vuole ridisegnare giustamente il PIL, quello che oggi sono i continenti, che forse non sono più quelli che noi conosciamo, ma forse sono Facebook, Google, Twitter, Alibaba, Amazon. Pensate che su Facebook ogni giorno si trovano più di 1.400.000.000 di persone a dialogare. E tutto questo diventerà un modello economico, come è diventato Amazon. E la domanda che io mi faccio, perché gli Stati Uniti, che hanno fatto? E la Mazzuccato ce lo spiega. Hanno chiamato un certo numero di imprenditori e hanno detto lo Stato mette il 60%, voi mettete il 40% e finanziamo tutte le start-up di questi ragazzi, quelle start-up che ci sembrano migliori. Perché non si può fare in Italia? Non c'è bisogno sicuramente di avere l'industria pesante. Si prenda una parte della Calabria, si costruisca un grande campus collegato a una università di eccellenza, si invitino 8 imprenditori, come è accaduto nella Silicon Valley, e si diano le risorse per creare la nostra Silicon Valley. Perché non si fa? Ecco, credo però che non siamo più in tempo per farci domande. Dobbiamo davvero fare alcune cose. E credo, come dire, che l'Italia sia in un momento di passaggio. Io realmente credo di non essere... mi fa ridere perché, insomma, appunto, vengo molto spesso definito dalemiano. D'Alema ripete sempre che io sono incapace di fare politica. No, lo dice, io sorrido ovviamente, capisco che cosa vuole dire, però dice prima perché sei capatosta, quindi... normalmente fai tutto quello che pensi, invece la politica deve essere anche capace di mediare. Io realmente è difficile, in questo non sono bravo. Però credo davvero che alcune cose mi lasciano a volte stupito. Cioè io non capisco perché lo Stato non possa destinare le sue risorse a far nascere un luogo di eccellenza nell'innovazione tecnologica. Pensate che Google è un motore di ricerca semantico, forse una delle cose che vale di più nel mondo Google oggi. Un motore semantico si costruisce su un luogo di ricerca capace di costruire una matrice semantica, e credo che in Italia noi abbiamo centri di eccellenza, penso a Pisa, penso a Trento, penso a Pavia. E poi la base è la lingua, cioè una lingua molto ricca, e noi sicuramente abbiamo una lingua molto ricca. E poi che ci vuole? Poi ci vogliono una nuova generazione di ricercatori a cui si danno le risorse per studiare e crederci. E in Italia non abbiamo queste tre cose, ecco, mi fa un po' ridere. Però credo che non possiamo lasciar passare il tempo, credo che davvero dobbiamo investire in questo. Credo che davvero un governo degno di questo nome, che vuole bene davvero a questo paese, deve assolutamente far questo. E questo può essere un polo di sviluppo molto ricco. Una seconda cosa in cui credo molto è che credo che noi dobbiamo riportare in Italia tutta la filiera della moda, che l'industria della moda è un'industria ricchissima, soprattutto per il nostro paese, ma trovo vergognoso che la filiera della moda si faccia troppo spesso fuori dall'Italia.
e credo invece che bisognerebbe ragionare ancora una volta seduti intorno a un tavolo su come fare per creare posti di lavoro in Italia. Perché poi le maestranze italiane sono le più brave, insomma, abbiamo una grandissima tradizione. Il terzo pilastro di questa, come dire, credo, di questo cambiamento è appunto quello che io chiamo un turismo consapevole del suo patrimonio. E qui dobbiamo lavorare molto per recuperare il patrimonio. Quello che è successo appunto ad Amatrice, quello che è successo a Castelluccio di Norcia, insomma, ci ha lasciato tutti sgomenti, perché insomma non si possono perdere 300 cittadini in questo modo, perché non abbiamo saputo mettere mano alla cura del paesaggio, a quella tutela, proprio non è pensabile. Anche lì ho scritto un pezzo sul Corriere della Sera dicendo: ma perché non nasce un'agenzia nazionale che faccia questo? Si prendano 10.000 ragazzi che vengano dalle migliori università, le si metta sul territorio, si faccia un censimento, in un anno si può fare, di quelle che sono le necessità di tutela del paesaggio. E si diano appunto le risorse per far questo. Scopriremo tante cose, potremmo approfittarne, perché i ragazzi nel momento in cui scoprono questa emergenza possono incominciare a capire come va digitalizzato questo patrimonio. Possiamo creare delle grandi banche dati in cui far confluire questi dati. Tutto questo avviene in altri paesi su altri temi. Oggi la conoscenza, i data center sono tra le ricchezze del paese. E non capisco perché in Italia non ci deve essere. Questo paese è un paese, e penso davvero alla Calabria, insomma, mi era capitato questo libro di questi due bravissimi autori, che sono Luigi Vittorio Bertarelli e Roberto Gianni, che è stato pubblicato proprio da Rubettino, su questo diario di viaggio con la bicicletta attraverso la Calabria. E mi aveva colpito questa pagina, perché dice: nel terzo giorno di viaggio, superata la valle del Savuto, dopo una breve sosta a Cosenza, affrontammo 40 km di pedalate lungo il corso del Crati. Immense macchie totalmente deserte coprono la larga valle, macchie dove predominano lontano la betulla, la sabina, la canna palustre. Non una casa, non una persona. La strada silenziosa passa talvolta per chilometri nell'ombra del bosco. Più lontano, in una radura, pasce una mandria di buoi dalle lunghissime corna divergenti. Poi ecco la distesa di acqua pantanosa, uno stormo di anatre si leva. Dalla melma emergono teste colossali di bufali. Nulla sembra cambiato agli inizi dell'Ottocento, quando il viaggiatore francese Astolphe de Custine aveva temuto di morire proprio in quei luoghi, sprofondando col suo mulo nel pantano di una risaia. Ecco, questa è l'Italia. E poi dice: da essa scorre la ferrovia tra Sibari e Cosenza, costruita da circa un ventennio, ma la migliore viabilità non incide sul tremendo quadro ambientale che si è andato deteriorando. E questa pagina preferisco non leggerla. Ecco, questo dovrebbe essere il turismo da creare in Italia, magari collegandolo agli agriturismi, magari collegandolo alle mille ricchezze enogastronomiche che la Calabria sa mostrare. E tutto questo è ricchezza. Mario giustamente ha ricordato lo sforzo che insieme, perché lui, devo dire, io ero un po' matto, ma lui mi sosteneva anche in questa follia dei bronzi, dicevo: voglio rimetterli in piedi. E lui mi dava, invece di fermarmi, mi dava ragione, anzi diceva: no, mettiamoli in piedi. Però poi mi ricordo che una mattina prestissimo ho preso, credo, il volo delle 6 per tornare al Ministero, e sono stato quindi all'aeroporto. Ecco, come si fa a non avere un aeroporto che sa accogliere il turista, che magari sa dare le notizie sui percorsi turistici, che sa indicare che uno può dormire una notte in un agriturismo e il giorno dopo andare a mangiare benissimo, comprare magari delle marmellate o i mille prodotti che in questa terra si sanno fare. Ecco, io però non capisco perché, non credo che ci voglia molto. Una cosa è sicura, che quando sono arrivato al Ministero tutti mi dicevano: tanto queste cose poi non si potranno fare. E che è una cosa che non ho mai sopportato dal primo giorno. Secondo me, se uno vuole, si può fare, può farle, può raggiungere gli obiettivi che vuole. Probabilmente non deve voler fare carriera politica. Questa è una cosa che ho capito.
Però che fa? Insomma, uno poi, se c'ha un suo lavoro, cercherà di fare bene il suo lavoro. E questo, devo dire, ha sempre un po' ispirato le mie scelte. Sapevo che potevo tornare in un luogo che amo moltissimo. E anche qui la memoria dovrebbe essere più generosa di tutti noi italiani. Giovanni Gentile è stata una figura straordinaria. A volte in questi giorni, diciamo, appunto, sentiamo ripetere quello che in un anno e mezzo si sono fatte tre grandi riforme. E io ricordo sempre che Gentile, in poco più di un anno, mise in piedi di nuovo tutta la rete dei convitti nazionali, che erano i nostri college inglesi, che sono scuole pubbliche. Mise in piedi la Treccani, rimise in piedi i Lincei, mise in piedi l'Accademia d'Italia, fece la riforma della scuola e dell'università in poco più di un anno. Forse dobbiamo avere il coraggio di dirlo, di riscoprirlo, di non avere vergogna della nostra storia. Si sono fatte cose buone, si sono fatte moltissime cose sbagliate, alcune gravissime, però, come dire, è una parte della nostra storia. Perché senza la capacità di avere il coraggio di difendere questa storia sarà difficile costruire il nostro futuro. E credo che ci sarebbe molto da dire sull'importanza del rapporto tra il passato, il presente e il futuro, e lavorare di più su questo tema dell'identità nazionale. Cos'è che ci fa italiani? Sicuramente l'arte, sicuramente la lingua, anche questo spirito generoso che c'è nel nostro paese. Che nonostante tutti i guai che sono stati fatti, siamo capaci di correre e scavare con le mani, siamo capaci di mettere insieme immediatamente quello spirito di solidarietà. Quello che forse in nessun paese del mondo siamo capaci di sentirci comunità. Ci sono delle parole molto belle di uno studioso che amo molto, che è Giorgio Pasquali, è stato un grande filologo. Dice: chi non ricorda non vive. Ed è fondamentale per qualsiasi società saper conservare, sapersi prendere cura del proprio passato, quel passato la cui meditata tutela è imprescindibile requisito per la conoscenza di sé e degli altri, per la consapevolezza della propria identità, per la capacità di pensare e di progettare il proprio futuro, un futuro che può essere diverso se si trova il coraggio di allontanarsi da quelle pratiche cattive, non dalle pratiche buone. Ottusi immobilismi, rapporti clientelistici, questo è il passato che dobbiamo allontanare. Ma non la nostra storia, non lo sforzo dei nostri cittadini. E aggiunge: se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, contro la paura, contro l'omertà. Sono parole molto simili che ha ripreso molti anni dopo un altro nostro grande italiano, che era Peppino Impastato. Ed è veramente straordinario vedere come alcune frasi ritornano, alcune scelte. Dobbiamo tornare a essere, credo, dal mio punto di vista, una società coesa, che si cura del suo retaggio culturale, dell'ambiente in cui vive, dei suoi monumenti, delle sue tradizioni. Una società capace di aprirsi e non avere più paura, non avere paura del futuro dei nostri figli, una società capace di sconfiggere l'illegalità, e questo secondo me è un passaggio importante. Come dobbiamo ricostruire questo senso civico? Come dobbiamo tornare a sentirci comunità? Ecco, in questo io credo che la politica abbia una grande responsabilità, quella di dare buoni esempi. Una politica che è chiamata a lavorare davvero riscoprendo il senso della missione. Non si fa politica per continuare a fare politica, per difendere un posto. Si fa politica per i beni comuni, per il bene dei nostri cittadini. Si fa politica per riuscire a rilanciare un paese, per essere orgogliosi di sentirci italiani. E dove dobbiamo cominciare a ricostruire il paese? Io credo dalla scuola, perché credo che sia appunto il luogo in cui formiamo, come diceva Gentile, le classi dirigenti del futuro. È curioso, quando Gentile fonda la Treccani ha tre obiettivi. Il primo è difendere l'identità del paese e lavorare sul concetto di memoria. Il secondo, come ha detto Mario, creare le classi dirigenti.
e il terzo formare lo Stato unitario. Gli chiederanno: ma è lo Stato fascista? E lui, sorridendo, dirà: ma no, è lo Stato che abbiamo formato 50 anni fa e che ancora non è stato formato. Ecco, io credo che siano temi molto attuali. Scusate. Ma credo che non si può pensare, soprattutto in un momento così difficile, il momento in cui ci troviamo a confrontarci ancora con una crisi economica irrisolta, che è una crisi non solo economica, io credo che sia una crisi sociale, una crisi in cui abbiamo appunto progressivamente perso fiducia verso le istituzioni. Credo che dobbiamo dare delle risposte chiare ai cittadini. I cittadini ci stanno chiedendo di impegnarci nelle istituzioni perché crediamo nelle istituzioni. Ci stanno chiedendo di creare opportunità di lavoro per i nostri figli, ma ci stanno soprattutto chiedendo di tornare a essere per la classe dirigente una guida morale per il Paese. E qui vorrei aprire una breve parentesi per sottolineare quanto sia importante anche in campo culturale proprio il concetto di bene comune e quindi quanto sia importante che tutto questo rimanga una priorità per chi ha le responsabilità politiche. E credo che la cultura sia di grande insegnamento in questo. La cultura italiana è sempre stata qualcosa che tutti, come diceva Gombrich, abbiamo sentito bene comune. Ma è la politica che deve tornare a lavorare su questo concetto. Eppure, sin dall'appunto dal mondo greco, sappiamo che la politica dovrebbe essere quella scienza che ha per primario scopo proprio il bene comune, diceva Aristotele. Ed è quella scienza che dovrebbe saper creare le condizioni per la realizzazione dell'essere umano. Ma Aristotele introduce un altro dovere della politica, quello di riconoscere e prendersi cura delle cose belle. Le chiama proprio così. Dunque, solo un ceto politico capace di rivolgere i propri sforzi, sono sue le parole, la propria energia, questa è una parola che mi piace molto, al prendersi cura del benessere dei cittadini. Vico parlerà di felicità dei cittadini. La politica è quella cosa che permette ai cittadini di essere felici, di indirizzare le proprie scelte ai valori, agli ideali ispirati alla bellezza, può dar vita ad una comunità migliore per tutti. E quei cittadini impegnati nella politica, dirà Aristotele, saranno stati dei bravi politici. Ecco, la nostra Costituzione garantisce questo diritto dei cittadini ad un governo che tuteli la bellezza, i beni comuni, la realizzazione civile di ognuno in primo luogo, con un articolo, che è l'articolo 3, quello che sottolinea come il dovere delle istituzioni della politica è quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di esprimere appieno le loro aspirazioni. Quindi lo Stato deve, è un suo dovere, creare le condizioni per cui ogni cittadino debba avere la sanità a cui ha diritto, debba avere una scuola a cui ha diritto, debba avere un lavoro a cui ha diritto. Non sono frasi sovversive, sono Aristotele e la Costituzione. Ecco quello che dobbiamo fare. Dobbiamo tornare a ricostruire la politica, non i cittadini. I cittadini sanno benissimo quello che vogliono. I cittadini sanno benissimo quali sforzi fanno ogni giorno per mandare i figli a scuola. Sanno benissimo che cosa vuol dire pagare un mutuo. Sanno benissimo che cosa vuol dire rispettare un paesaggio. Credo che Mario e la sua famiglia, appunto, nel mettere tanto sforzo, tanti sacrifici nel tenere viva un luogo così bello, nell'aprire questa biblioteca, sappiano che cosa appunto vuol dire un bene comune, perché questa che è una casa privata è diventata un bene comune se oggi pomeriggio siamo qui. Nel 2012 Federculture fece un lavoro fatto molto bene sulle esperienze di successo nella gestione dei beni pubblici e fotografava in Italia un fenomeno che stava montando, che stava nascendo,
quello che Mario ha detto era una delle tre caratteristiche dello sforzo che anche lui con forza aveva voluto, quello appunto degli eventi, dei festival di qualità. In Italia ormai si moltiplicano i festival e gli eventi dedicati al cinema, alla musica, alla letteratura, alla lettura, alle arti performative, al fumetto, alla fotografia, all'enogastronomia. Tutti questi ragazzi, donne, uomini, ci stanno aiutando a vedere un paese diverso. Un paese appunto che sa valorizzare le sue caratteristiche. Ecco, questa è un'altra area in cui secondo me dovremmo investire, dovremmo credere, aiutare queste manifestazioni. E questo perché appunto noi dobbiamo ritrovare appunto il valore del lavoro. E il lavoro. L'articolo 1 della nostra Costituzione, il lavoro è un principio imprescindibile per la nostra comunità. E in un momento in cui gli assetti del lavoro sono così profondamente ridisegnati, in cui ancora non è chiaro nemmeno il quadro legislativo che potrà affrontare quello che credo sia il principale problema del Paese, la disoccupazione giovanile, credo che la buona politica dovrebbe incominciare a dare risposte. Io credo che prima di affrontare il problema di come mandare via le persone dai luoghi di lavoro, la buona politica dovrebbe chiedersi come creare opportunità di lavoro. Perché per una famiglia credo che sia la cosa più triste vedere dei giovani in casa senza lavoro. E credo che per far questo noi dobbiamo davvero chiedere alla politica di impegnarsi su delle categorie come la trasparenza, il superamento di tutte le forme di corruzione, la semplificazione degli iter burocratici. È impressionante vedere appunto l'incapacità di recuperare quei meccanismi virtuosi su cui i nostri padri costituenti spingevano la politica a costruire il nostro paese. Perché forse il nostro paese ancora dobbiamo costruirlo. E allora ecco che è ancora una volta un problema di politica, di buona politica. Ma c'è un tema che ho a cuore e che credo si stia del tutto dimenticando, ed è il Mezzogiorno. Nessuno parla più di Mezzogiorno e sembra che ci siamo veramente dimenticati dei problemi del Mezzogiorno. Eppure credo che se noi vogliamo davvero tornare a essere un grande paese, questo deve venire dal Mezzogiorno. E forse dobbiamo incominciare a riconoscere gli errori fatti. Abbiamo pensato di industrializzare in maniera sbagliata il Mezzogiorno. Le famose cattedrali nel deserto, l'industria pesante, l'industria chimica che ha distrutto questo nostro straordinario Mezzogiorno. Dobbiamo al contrario proprio lavorare su cultura, turismo. Dobbiamo lavorare sulla tradizione manifatturiera. Giustamente Mario ricordava che questo paese ospita la più antica fabbrica calabrese della lana, credo fondata nel 1873, ancora in funzione. Ma di queste esperienze nel Mezzogiorno siamo ricchissimi. Però lo Stato non ha fatto nulla per aiutare la nascita e la sopravvivenza di queste esperienze. Dobbiamo lavorare per recuperare il paesaggio, le nostre coste. Dobbiamo favorire quell'impresa che vuole appunto credere nel legare turismo e beni culturali. Dobbiamo recuperare al più presto alcuni capolavori. Penso all'altare in marmi meraviglioso, monumento nazionale del 1910 che si conserva nella chiesa di San Giovanni Battista. Recentemente Salvatore Settis ha scritto che le urgenze del presente ci spingono a rileggere le vicende del passato non come un accumulo di dati eruditi, ma come quella memoria da cui i cittadini chiedono risposte. Esattamente questo dobbiamo fare. È necessario che il Mezzogiorno si riappropri del suo essere luogo di grande ricchezza del Paese. E ricchezza non sono solo i beni culturali, penso ai cittadini del Mezzogiorno. Penso che dappertutto, dovunque vado, insomma, ho la grande fortuna, anche grazie al lavoro che faccio, di
di conoscere l'Europa, sempre di avvicinarmi ad alcune grandi manifestazioni che si fanno di cultura in Europa e anche non solo in Europa, io trovo sempre dei ragazzi del nostro Mezzogiorno che stanno lavorando a Berlino, a Londra, a Parigi, e dovunque vengono elogiati le loro capacità, le loro qualità. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questi ragazzi rimangano qui, esattamente nel Mezzogiorno. Fare in modo che tutti riconoscono che questo è un crogiolo di civiltà e che da qui dobbiamo ripartire, se vogliamo davvero ricostruire dalle fondamenta il nostro paese. E per far ciò dobbiamo perseverare nella tenacia che da sempre ci caratterizza, perché appunto noi uomini del Mezzogiorno siamo capatosta e siamo capaci di non mollare. E dobbiamo provare davvero a, con la schiena dritta, a riguardare il futuro. Albert Camus ha scritto una cosa che a me piace molto, ha detto: sicuramente con la bellezza non si fanno le rivoluzioni, ma verrà un giorno in cui le rivoluzioni avranno bisogno della bellezza. Ecco, io credo che lui abbia ragione. La bellezza nella nostra Costituzione vuol dire davvero dire: cambiamo il modo di fare in questo paese, ripartiamo da qualcosa di cui tutti abbiamo consapevolezza, la difesa del patrimonio culturale, veicoliamo questa bellezza, facciamo che sia il luogo per tornare a fare in modo che i cittadini vogliano partecipare alla vita pubblica, facciamo che quella mela si ricongiunga, che il 50%, se non va a votare, non è per populismo, ma perché non crede più. Non crede più nel senso di rappresentanza politica. E per fare questo dobbiamo non fare grandissime cose, dobbiamo soltanto mantenere gli impegni, mantenere le promesse, tornare a vedere appunto che la politica è servizio. Dobbiamo credere nei valori, dobbiamo credere anche in quelle forme su cui la nostra società si è formata, che è il nucleo della famiglia. Dobbiamo farlo senza vergognarcene, che a volte è un'altra cosa che mi colpisce. Non è guardare indietro, è avere la forza di dire: siamo fatti di alcuni valori ed è questa la nostra identità. Nella famiglia del Mezzogiorno c'è stata l'idea di far capire ai nostri figli il valore del sacrificio, il valore del lavoro, il valore dell'accoglienza, il valore dell'esperienza. Abbiamo saputo difendere questi valori e credo che dobbiamo tornare davvero a discuterne. Dobbiamo farlo, come dire, convinti e anche con orgoglio che questo sia il nostro punto di differenza con le altre culture. Io credo che arrivare appunto in un piccolo luogo, dove però aleggia questo spirito culturale dappertutto e dove con grande intelligenza si parla di università d'estate, perché le università sono un luogo importante, sono il luogo in cui si fa ricerca, ma sono anche la prima esperienza che fa un ragazzo uscito dall'università, in cui è portato a socializzare con i suoi, con gli altri ragazzi, con le ragazze della sua età. Ecco, credo che arrivare a Soveria e scoprire che anche qui ci sono le testimonianze di quello che rappresenta una grande storia del Mezzogiorno è qualcosa che ti dà la forza di credere nel paese. A volte mi chiedo se ho fatto bene o ho fatto male a lasciare il Parlamento. Non lo so, io credo che ognuno poi deve fare bene il suo mestiere. In questo momento credo che Treccani è un luogo privato, non è un luogo pubblico, è lo Stato, come a volte si pensa. L'aver messo in piedi un portale dove ogni giorno 500.000, soprattutto ragazzi, frequentano questo portale e cercano di conoscere la cultura del paese sia una bellissima sfida. Però credo anche che la politica si debba fare in luoghi diversi da quelli su cui siamo abituati. Credo che i cittadini ci stanno dicendo anche questo. Vogliono un vero cambiamento, vogliono davvero una politica che torni a parlare con i cittadini, che sappia ascoltare i cittadini.
Ecco, una cosa che mi colpiva è che mi sembra che troppo spesso la politica vive di se stessa, chiusa nelle sue stanze, incapace proprio di ascoltare in questo momento la difficoltà che i cittadini hanno, trovano nell'andare avanti. Non credo che sia difficile. A volte mi è capitato che in dibattiti di politica mi si è detto, vabbè, ma a volte quelle che racconti sembrano quasi delle utopie. A parte che la parola non mi spaventa, anche utopia sono i non luoghi, ma sono anche i luoghi buoni, perché come sapete la radice verbale è sia utopos, ma anche eutopos, ed eu in greco è buono. Ma non credo che siano utopie, credo che vuol dire cambiare davvero prospettiva. Credo davvero che tutti noi dobbiamo incominciare a pensare che possiamo fare qualcosa per avere un paese diverso, altrimenti il paese lo abbiamo perduto. Non credo che possiamo vincere più nessuna sfida tecnologica di innovazione. Quando noi diciamo, appunto, l'Economist dice che Google, Facebook, Twitter valgono ormai una quota indicibile del patrimonio internazionale, è ormai una sconfitta. Quando non siamo in grado, appunto, di immaginare lo sviluppo industriale del paese. E quindi credo che se noi non ci vogliamo rassegnare e vedere, come dire, che avremo una casta del 20% di persone che fanno la classe dirigente, l'80% che sarà sempre più lontano, ecco, se invece vogliamo fare in modo di tornare a far credere in questo paese a tutti i cittadini, dobbiamo davvero fare in modo che quella che può sembrare un'utopia diventi realtà. E per far questo la cultura è una grandissima leva. Perché, come giustamente ha detto Mario, la cultura è davvero la comunità. Perché la cultura non è quella dei libri, non è la cultura alta. L'Italia è il paese che più di tutti ha mille forme di cultura immateriale, di cultura non scritta. A me ha colpito questa esperienza fatta in Puglia con la Notte della Taranta. Mi ha colpito per vari motivi. Uno, perché ha portato una grandissima ricchezza. Ormai si valuta che per ogni euro che viene investito in quel festival il ritorno è di 6-7 euro. Insomma, vuol dire che stiamo crescendo come in nessuna parte d'Italia, forse anche d'Europa si cresce, grazie a una manifestazione culturale. Ma mi colpisce, devo dire, mio padre mi fa notare sempre questo, che il giorno dopo, per le strade di questo paesino, ma di tutti i paesi intorno a Melpignano, insomma, alle 11 del mattino non c'è più niente, è tutto pulito, cioè c'è questo grande senso di civiltà. E mi colpisce anche che tantissimi ragazzi ormai vengano per questo, no? Forse perché nella loro vita quotidiana sono soli, non hanno più un luogo di incontro, sono spesso soli davanti al computer. Ecco, noi dobbiamo tornare a moltiplicare queste occasioni di incontro, e la cultura è davvero il collante per fare questo. Io vi ringrazio moltissimo, ringrazio il sindaco, ringrazio Mario, ringrazio soprattutto voi per la pazienza di avermi ascoltato. Devo dire che spesso, soprattutto nei fine settimana, quasi tutti i miei fine settimana sono contento di andare in giro e scoprire questo nostro paese. Mi meraviglia sempre, ecco, questa è la cosa che torno a stupirmi, e questo mi piace, perché ti sorprendono le persone che poi si fermano a parlare, che ti raccontano una storia di questi luoghi, ecco. È questo spirito del paese che non dobbiamo assolutamente smarrire. E per non smarrirlo dobbiamo sempre di più, secondo me, essere capaci di stare insieme. Io credo che le classi dirigenti vogliano tutto meno che questo, però secondo me noi italiani sappiamo sempre riuscire a trovare una via d'uscita. Ecco, una via d'uscita è stare insieme, riscoprire il senso di comunità. Se saremo in grado di fare questo, credo che il paese ha una grande storia davanti. E soprattutto il Mezzogiorno ha una grande storia davanti. Una storia che, come dire, debba essere in grado davvero di rovesciare il disequilibrio in cui oggi ci troviamo. Mi dispiace che gli investimenti veramente nel Mezzogiorno si siano così ridotti, mi dispiace che i servizi siano così scadenti. Però
credo che con questo sforzo che si faccia a Soveria, ma davvero in moltissimi luoghi del Mezzogiorno, un segnale sta venendo nei confronti del Paese. Ed è un segnale costruttivo, positivo. E quindi grazie davvero. Se ci sono domande, cogliamo questa bella, questa straordinaria occasione. Prego, parliamo perché c'è Radio Radicale che registra. Grazie. Io leggo qui. Scusi. Allora, io leggo che nel mondo greco classico la scelta del luogo dove costruire una nuova colonia era affidato al legista, personaggio a metà strada tra il condottiero, il sacerdote, il filosofo e l'architetto, il quale sapeva interpretare presagi, segni, narrazioni, semiologie dei luoghi, oltre che gli elementi geografici. Le domando, secondo lei è un bravo ecista chi ha autorizzato la costruzione del nuovo campo sportivo del Crotone Calcio su una grossa area archeologica? Grazie. No, credo che appunto, credo che un bravo, una persona responsabile è colui che ogni qualvolta individua una parte di questo nostro patrimonio storico-artistico lo sappia tutelare e valorizzare. Però per far questo, devo dire, lasciatemi spezzare una lancia nei confronti di tutte le persone che lavorano nel Ministero dei Beni Culturali. È un altro grande problema, abbiamo veramente un'infinità di competenze in quel Ministero, però di persone che come dire, hanno bisogno che tutti noi crediamo nel loro lavoro. E per far questo, è un po' come la scuola, per far questo dobbiamo investire nella loro formazione, dobbiamo fare in modo anche che siano un po' di più ascoltati. È chiaro che le volte in cui sottolineano il valore di un luogo e la volontà di tutelarlo, c'è qualcuno che dice, ah, così si impedisce però lo sviluppo del paese, questo loro mestiere va in crisi. E quindi, per rispondere con chiarezza, no, è sbagliatissimo non aver esercitato la tutela e la valorizzazione di quel luogo pieno di segni archeologici di grande valore. E credo che dobbiamo realmente anche in questo caso provare a immaginare, come dire, una storia diversa. La Calabria, insomma, io dico sempre che due luoghi mi sono mancati, ecco, come dire, nella mia attività di ministro, e sono stati non poter lavorare su Taranto. Ci tenevo moltissimo, era veramente il mio sogno fare di Taranto la città della cultura, un po' come è accaduto a Berlino. E l'altra cosa, mi sarebbe piaciuto moltissimo portare avanti il lavoro su Sibari, perché secondo me potrebbe diventare davvero uno dei più importanti parchi archeologici del mondo. Altre domande? Prego, Presidente del Consiglio Comunale. In persona. Il ministro ci ha stimolato in maniera incredibile stasera, quindi non saprei da dove iniziare, però professionalmente ho un approccio pragmatico sulle cose e quindi le chiedo un aspetto che mi ha colpito, pratico. Lei accennava che lo Stato deve promuovere le condizioni anche per favorire i posti di lavoro. Parliamo di cultura. C'è stato chi ha detto che con la cultura non si mangia. Ma non l'ha detto lui, Ma non l'ha detto, non sappiamo chi è stato, però è uscito a fare questa affermazione. Allora le chiedo due esempi pratici. Lei parlava della Francia. In Francia 400 siti, in Italia 4.000 siti. In Francia, Versailles. Quasi 3 ore di fila ad agosto. Migliaia e migliaia di persone all'interno, negozi, bookshop, ristoranti. Vado con i bambini a Caserta, vediamo Caserta, una casbah aperta, abbandonata e buttata via.
Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, pieno di polvere, tristissimo. Museo della Scienza e della Tecnica a Parigi, una giornata intera, straordinaria, ristoranti, intrattenimento e tutto. Tra l'altro c'è anche un sottomarino, così come c'è il Toti a Milano. Allora le chiedo, quando lei ha fatto il ministro, purtroppo per poco tempo, però è mai stato affrontato questo problema? Cioè è stato visto concretamente come rendere produttivi i siti culturali in Italia? E ormai lei non c'è più. Secondo la sua opinione ci sarà possibilità, cioè ci sarà un futuro dove sarà affrontato in maniera concreta questo aspetto? Grazie. Indubbiamente è una delle domande, uno dei temi su cui si riflette sempre. Beh, anzitutto tenga presente che l'Italia però è il paese che investe di meno in cultura, di quelle, insomma, in Europa investiamo quello che va alla Biblioteca Nazionale di Parigi, non va a tutte le biblioteche italiane, quindi basterebbe rispondere così. Però forse c'è ancora qualcosa di più. Io mi ero molto occupato di Caserta, devo dire, perché insomma, sono convinto che questo gruppo di Regge, che appunto che c'è in Campania, è un'altra eccellenza italiana. E devo dire che anche grazie a un lavoro fatto in Europa, soprattutto dalle persone del Ministero, io non, insomma, ero, voglio dire, uno che insieme a loro si impegnava a fare questo, riuscimmo ad avere anche molti fondi dall'Europa per Caserta. E quindi a Caserta sono andato più volte. E io non credo che sia un problema di pubblico o privato, e questa è la prima cosa. Perché per esempio i servizi a Caserta erano privati, eppure se lei è andato a Caserta come me, io ci andai anche con i figli, era difficile fargli mangiare un panino per la pessima qualità, no? E questo però le dice che cosa? Le dice proprio che noi non abbiamo una cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio. E questo è il primo compito dello Stato, ovviamente. Cioè, vuol dire uno Stato che ci crede, cioè che dice a Caserta verranno dati ogni anno 20 milioni di euro per fare in modo che entro 3 anni si torni a fare di Caserta forse la più bella Reggio che esista, molto più bella di Versailles, sicuramente, non ho paura a dirlo. Vuol dire che gli amministratori comunali facciano togliere nel giro di poche ore tutti gli ambulanti l'intorno. Però esisteva anche, io lasciai anche un tavolo di regia con il prefetto per fare tutte queste cose. Questo per dirle che se si vuole si può fare, non è vero che non si possa fare. Ci vuole volontà politica, non devi appunto importarti di noi. È chiaro che farai arrabbiare tutti, probabilmente non ti voteranno mai più, questo lo posso anche immaginare, però a un certo punto dobbiamo cambiare. Ecco. Deve esserci un momento in cui veramente bisogna avere il coraggio di cambiare. E è chiaro che la sua domanda è una domanda che io mi faccio ogni giorno, cioè cos'è che deve poi di fondo cambiare realmente per fare questo? Io non ho nessun dubbio, credo che debba cambiare la politica. Ci ha raggiunto l'editore Robettino, e quindi per la sua testimonianza a questa lezione finale, essendo lui direttore dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli. Prego, editore. No, in realtà, buonasera, solo per scusarmi innanzitutto con Massimo Brai per non aver potuto ascoltarlo, ma ero su un altro tavolo, quello della strategia nazionale delle aree interne, con Fabrizio Barca, che era qui ad ascoltarci come territorio. Ed una delle parole che insomma ricorre in questa Università d'Estate, che di cui abbiamo discusso tanto anche oggi con Barca, e che ho visto, perché mi sono fatto prestare gli appunti che Mario diligentemente prende tutte le volte che abbiamo i relatori, ho visto, ne ha parlato anche Massimo Brai, perché ho visto un riferimento al genius loci, e quindi allo spirito che insomma serpeggia nei territori. Dicevo, è stato un po' il leitmotiv di questa, uno dei tanti leitmotiv di questa Università d'Estate, quindi avere Massimo Brai qui
È stato sicuramente un'occasione imperdibile che purtroppo mi sono perso. C'è radio da dedicare, quindi recupereremo sicuramente. Io ovviamente lo ringrazio sia per il lavoro che ha fatto come Ministro della Cultura, sia per il lavoro che fa da decenni come Istituto dell'Enciclopedia Italiana, perché immagino sia stato detto, lui ha iniziato il suo lavoro nell'Istituto Enciclopedia Italiana da redattore, quindi da chi ha contribuito a costruire quel monumento culturale, quella istituzione che il nostro paese ha, che è l'Enciclopedia Italiana, e si aggiungo per quello che farà per il Salone del Libro di Torino, perché seppur io appartenga a quegli editori che non hanno preso posizione né per Milano né per Torino, sono perché appunto voglio vedere i progetti reali, sono affezionato al Salone del Libro di Torino perché è un'altra di quelle istituzioni italiane che insomma hanno fatto grande il nostro paese e che nel nostro piccolo ha contribuito a farci crescere tanto, quindi sono sicuro che anche da questo punto di vista farà un ottimo lavoro. Grazie. Allora, chiudiamo l'Università d'Estate, la 12ª edizione dell'Università d'Estate di Soveria Mannelli, che ha avuto questo tema così suggestivo, lo spirito dei luoghi. E l'abbiamo chiusa alla grande, con questa lezione di grande spessore, di grande valore, di grande intensità di Massimo Brai, che ha cercato di declinare lo spirito dei luoghi attraverso tre concetti essenziali: quello della cultura, quello del lavoro, quello della bellezza. E tra l'altro ha illustrato di fatto un programma politico in senso alto, quello che dovrebbe essere la politica, cioè dare indicazioni, creare futuro, perché la politica è il tempo del futuro. Questa sera abbiamo insieme con noi due calabresi atipici, particolari. Il primo è Tommaso De Pace, che organizza a Lamezia Terme questo importante festival che si chiama Trame e che parla della letteratura che è collegata con la criminalità organizzata e che è diventato un fatto nazionale importante. E poi abbiamo anche Giuseppe Naccarato, che è un innovatore che ha organizzato a Cosenza un'associazione che si chiama Cangia Capo, che quindi è un titolo evocativo, ma che soprattutto ha creato una startup che si chiama Viaggiart, che è nota in tutta Italia, ha fatto collegamenti con l'ANSA, ma recentemente altri successi significativi, ed è venuto apposta per ascoltare il ministro Brai. Ministro ha tra l'altro letto una pagina di un libro di Rubettino, un libro di Bertarelli, questo libro Cicloturista in Calabria, e in questo libro si parla anche di Soveria Mannelli. Ho appuntato, quindi ringrazio ovviamente Radio Radicale che ha seguito tutte le nostre lezioni, e così come Libera TV di Lamezia Terme, anche Uninettuno registra le nostre lezioni e li manderà in onda, e ovviamente ringraziamo Calnews, Luigi Salsini, che è il responsabile della comunicazione della nostra Università d'Estate. Ho selezionato 7 punti, perché come sapete 7 è un numero perfetto, cioè 7 i giorni della settimana, 7 i colori dell'iride, 7 le note musicali, 7 è un numero misterico. Allora, il primo esempio è che, ascoltando Massimo Brai, vediamo che la buona politica si ricostruisce solo attraverso la cultura. E credo che questo è un messaggio che questa nostra piccola comunità ha cercato di dare costantemente negli ultimi decenni. Il secondo concetto è quello della bellezza. Ne ha parlato Vittorio Sgarbi presentando il suo ultimo libro, La Costituzione e la Bellezza. Caro Sindaco, mi è venuta un'idea, te la lancio così, poi tu valuterai. E perché non inseriamo all'interno dello statuto del Comune di Soveria Mannelli, all'articolo 1, che il Comune persegue la bellezza, tenendo conto della proposta che è stata effettuata a livello nazionale da Massimo Brai. Poi il terzo elemento
il calcolo del PIL, del prodotto interno lordo comunale, tenendo conto dei dati culturali. Tu hai parlato di questo ricercatore, se possiamo entrare in contatto, vediamo di definire questo aspetto e di poterlo calcolare all'interno del nostro comune. Ancora un'altra suggestione, quella delle start-up. Soveria potrebbe diventare, recuperando anche le oltre 1100 abitazioni che ha nel centro storico, un incubatore civico pubblico. Noi non solo abbiamo una rete imprenditoriale molto vivace, molto viva, con un'economia reale e non assistita, che non dipende dal pubblico, ma noi siamo a 30 minuti dalla Lamezia, che è lo snodo ferroviario, autostradale più importante della regione, a 40 minuti dall'Università della Calabria, a 60 minuti da Catanzaro, capoluogo di regione, dove c'è anche il Policlinico Universitario. Potremmo essere un punto di incontro di innovatori, magari poi se gli amici come Giuseppe ci aiutano su questo. Poi, Soveria, noi abbiamo avuto e abbiamo tanti ospiti, dei quali raccogliamo le frasi famose. Qualche anno fa abbiamo pubblicato un volumetto, Soveria Mannelli, nome e cognome, prendendo spunto da una frase di Marcello Veneziani che diceva che Soveria è un comune che ha una grande identità, infatti ha un nome e un cognome. Tra le tante belle frasi che ha detto Massimo Brai, me ne sono segnata una, che dice così: arrivare a Soveria e scoprire che anche qua ci sono le testimonianze della grande storia del Sud ti dà la forza di credere nel paese. Arrivare a Soveria ti dà la forza di credere nel paese. Il sesto punto è quello della lettura. Avevo lanciato questa provocazione, questa idea, questo suggerimento per un eventuale progetto pilota sulla lettura o su un approfondimento culturale, su una ricerca culturale tra Comune di Soveria Mannelli e Istituto Enciclopedico Italiano. Vediamo in che modo si può costruire, tenendo conto anche delle nostre specificità, della presenza di una così importante casa editrice, di un istituto scolastico molto importante, molto vivace, come il liceo di Decollatura, che ha due istituti su Soveria. E poi la settima riflessione è i ritorni degli investimenti nella cultura. Massimo Brai ha riferito che investendo un euro nella notte dell'Atalanta il ritorno è 7. Da assessore regionale avevo fatto pure una stima degli investimenti sui grandi eventi, ho visto che l'investimento era pari da 1 a 3, da 1 a 4. Ora il Presidente del Consiglio Comunale evidenziava di verificare come gli investimenti su Estra Soveria, che sono, non vi dico quanti, se no diciamo non ci prendete neanche sul serio, cioè, qual è la ricaduta che hanno prodotto sulla nostra comunità. Però va costruita una griglia sulla quale però obiettivamente lavorare. Voglio concludere. Concludo con quest'idea della bellezza. Massimo Brai ha citato una frase strepitosa di Camus. E il tema di Camus quindi dice la rivoluzione è la bellezza. Questo apporto. E la bellezza si può identificare con la rosa è l'immagine della bellezza. Tu stasera sarai ospite, dormirai alla Rosa nel Bicchiere, che è un agriturismo che ha inventato, ha creato la famiglia Rubettino e che ha il nome di un verso di un poeta calabrese morto suicida, Franco Costabile. Ebbene, proprio vent'anni fa, ho scritto un libro, La breve storia della Calabria, che grazie al prezzo, 1000 lire, lo pubblicava alla Newton & Compton, Florindo mi ha già scusato, ha venduto 130.000 copie, che è il libro di storia più venduto di tutti i tempi della storia della Calabria, dopo la Bibbia, credo che sia nella nostra regione, il libro più diffuso. Ebbene, all'inizio di questo libro c'è proprio questa poesia di Franco Costabile, Calabria, succo d'aurora, Calabria, rosa nel bicchiere. E poi ce n'è un'altra in aggiunta, una frase di Ferdinand Brodel, che dice: il tempo delle vere rivoluzioni è anche quello che vede fiorire le rose. E allora, questa sera abbiamo finito parlando di bellezza, e proprio
attraverso la bellezza che noi possiamo costruire il nostro futuro e attraverso persone belle e che parlano di bellezza come Massimo Brai, sicuramente otterremo il nostro obiettivo. Grazie.